Stasera, oggi veramente, il professor Alessandro Vitale ci parlerà dell'intelligenza artificiale e del linguaggio. Si parla molto di intelligenza artificiale, ma il discorso è a volte un po' lontano dalla realtà. Dove si è veramente giunti con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? La domanda è logica, perché tra sviluppo vero e sviluppo percepito si sta creando una distanza che rischia di trasformarsi in un alone incomprensibile. Molto di concreto c'è e come, e incide nella nostra vita quotidiana più di quanto gran parte noi possiamo immaginare. Prendiamo come esempi le auto che si guidano da sole, i robot che si muovono ed interagiscono in tutte le lingue del mondo, i chatbot, esempio Alexa, che rispondono alle tue domande, alle diagnosi automatizzate e tanti altri episodi. Un osservatore poco attento potrebbe pensare che lo scienziato si trovi davvero a un passo dall'inventare un cervello artificiale pari o superiore a quello umano. Il progresso dell'intelligenza artificiale è veloce, sostenuto dalla maggior quantità di informazioni disponibili, dal crescere della capacità di calcolo, dalla condivisione della ricerca. Presto l'intelligenza artificiale sarà lo strumento più potente a disposizione dell'umanità. Sapere dove già è in funzione, quali sono i suoi limiti, quali le competenze che richiede, come gestirne i rischi mantenendo al centro l'essere umano, che cosa serve per applicarla e come partire. Queste sono le condizioni per comprendere e utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale. E senza timore, perché non esiste un'intelligenza artificiale capace di sostituirsi a noi, ma piuttosto esiste la possibilità di svilupparne una che ci aiuterà a migliorare e semplificare tante cose. Il professor Alessandro Vitale, che con l'intelligenza artificiale ci lavora da anni, è in una posizione che gli permette di avere una visione reale ed aggiornatissima. Anche lui sostiene l'idea che un giorno l'intelligenza artificiale cambierà il mondo profondamente e sentiremo sempre da lui dove effettivamente siamo oggi. Il professor Vitale, laureatosi all'Università di Bologna, è CEO e fondatore della Conversate, che è una piattaforma di artificial intelligence per chatbot, e di questo ce ne parlerà fra po'. Ha lavorato anche in Siemens, si è sempre mosso, anche in ambito universitario, tra algoritmi e piattaforme. Ascolteremo con tanto interesse come fa l'intelligenza artificiale a comprendere il linguaggio umano, a cosa è dovuto il miglioramento ed i progressi avvenuti negli ultimi anni e quali sono le sfide ancora aperte oggi. Il professor Alessandro Vitale. Buon pomeriggio, mi metto in piedi così riesco a vedervi meglio. Intanto grazie agli organizzatori, grazie anche a Giacomo Mariotti per l'invito, grazie a Foligno, un bellissimo posto, un bellissimo evento e grazie a tutti voi per essere venuti. Io sono qui per voi, mi è stato detto di fare una presentazione di 35-40 minuti e poi lasciare il tempo per le domande. Se volete potete farmi domande anche durante, potete interrompermi tranquillamente quando volete. E vi parlerò di linguaggio, intelligenza artificiale e linguaggio, non è una presentazione tecnica, se però c'è qualcosa che di non chiaro, se sono andato un po' troppo a fondo su alcune cose, fatemi domande. Mi scuso, è in inglese, però c'è poco testo e parlerò sopra, e qualsiasi cosa che anche qui che non capiate, chiedetemelo. E se volete poi vi propongo anche di darci del tu. Chi sono io? È già stato detto. Allora, prima cosa, parliamo di intelligenza artificiale. Solo per inquadrare dove stiamo andando, l'intelligenza artificiale consideratela come la medicina. Quindi è un insieme di tante discipline. Per esempio c'è il riconoscimento di immagini. Come vedete in alto è quello che, per esempio, preso una foto, segmenta i vari oggetti e dice se quella parte è un uomo oppure un albero. Ci sono i recommender system,
Se andate su un e-commerce, ci sono tutti gli algoritmi che vi suggeriscono altri prodotti in base a quello che avete comprato o visto in precedenza. Oppure ci sono analisi serie storica per fare forecast, la robotica per riuscire a far muovere un robot. Ce ne sono tantissime e le persone sono specializzate ognuno in uno di questi ambiti. E poi si va anche sotto. Quello di cui parliamo oggi è la parte di analisi del linguaggio naturale. E anche questo al suo interno ha un sacco di discipline. Per esempio c'è l'estrazione informazioni. Google, scrivete in una box delle parole chiave e gli algoritmi dietro trovano le pagine più rilevanti. Oppure il Q&A, fare domande in linguaggio naturale, e ci sono degli algoritmi che trovano la risposta. I chatbot, di cui parleremo un po' più in dettaglio, la traduzione da una lingua all'altra, la generazione di linguaggio, e spesso anche tutta la gestione della voce, quindi la conversione della voce in testo e del testo in voce, siccome ha delle parti in comune, rientra in quest'ambito. La prima cosa è che il linguaggio è difficile, è un problema molto difficile. Qualcuno vuole provare a leggere cosa c'è scritto qua? Esatto. Esatto. Ci sono stati, io ho sentito due cose diverse. Io ho sentito God is nowhere, Dio non esiste, o God is now here, Dio è arrivato qua. Siccome davanti a una chiesa, probabilmente la seconda. Però tenete conto che questa conoscenza del mondo per riuscire a interpretare il linguaggio, i computer non ce l'hanno. E questo è già uno dei primi problemi base di lavorare con il linguaggio, si chiama tokenization. Praticamente presa una sequenza di caratteri, gli algoritmi devono decidere come separarlo in elementi. E poi ci sono tanti altri problemi. Per esempio, mia figlia, 5 anni, l'estate scorsa mi dice: papà, mi rimetti la canzone della mosca? Io ci penso un po', dico, non mi viene in mente, me la canti? E allora mi dice: ma com'è bello andare in giro per i colli bolognesi, sei una mosca sotto i piedi, ti toglie i problemi? Mia figlia, 5 anni, non sa che la Vespa è anche un motorino. Il linguaggio, c'è una cosa che si chiama polisemia. La stessa parola può avere più significati, e anche questa è una cosa che, con cui faticano gli algoritmi. Ci sono due approcci principali per implementare l'intelligenza artificiale: le regole o il machine learning. Le regole vuol dire che c'è un programmatore che dice esattamente alla macchina come comportarsi. Quindi, se pensiamo all'autoguida autonoma, se il semaforo è giallo, rallenta. Però il mondo è complicato e complesso, quindi descrivere la regola è difficile, perché poi la macchina direbbe: ok, ma di quanto devo rallentare? Quanto devo essere distante dal semaforo per rallentare? E allora c'è tutta un'altra area che si chiama machine learning. Sono le macchine che apprendono tramite esempi. Quindi, invece di dare le regole, si costruisce un programma, un software del computer che apprende tramite esempi. E quindi, vedendo come guidano tante persone, come si comportano nelle situazioni diverse, da solo decidono come comportarsi. Per fare un esempio col linguaggio, diciamo che noi abbiamo una frase tipo: ho bisogno di essere a Roma domani. E io voglio fare un assistente che aiuta le persone a prenotare viaggi. Uno dei compiti è trovare e capire se nella frase che ha detto la persona c'è la destinazione e trovarla, in questo caso Roma. Se io lo volessi fare a regole, potrei per esempio fornire una lista di tutte le città e verificare se in quella frase c'è la città. L'approccio invece con machine learning: io costruisco un programma che apprende tramite esempi e quindi gli do degli esempi di frasi indicandogli qual è la destinazione nella frase, e lui da lì generalizza e la prossima volta che si trova una frase riesce a estrarre la destinazione. Quella regola è più facile da fare, è un po' meno robusto, perché se per esempio una persona scrive la parola con un errore non viene riconosciuta.
o se per esempio la scrivi in un'altra lingua, non è possibile. O se uno scrive Hotel Roma, comunque trova Roma e dice che la città è Roma. La seconda parte invece con gli algoritmi riesce a magari a tirare fuori anche tutti questi casi, potrebbe anche tirare fuori anche di più, tipo voglio andare a casa e quindi tirare fuori casa come destinazione. Hanno tutti pro e contro. Il machine learning però è la tecnica che sta funzionando meglio ed è quello di cui vi parlerò nel resto dell'intervento ed è quello che ha portato al progresso per cui oggi si parla molto di intelligenza artificiale. In particolare il tema molto importante è capire come rappresentare il linguaggio per le macchine, perché i computer non ragionano per simboli, non ragionano per parole, ragionano per numeri. E quindi dobbiamo trovare il modo di trasformare le parole in numeri per farle capire alle macchine e far sì che in questa trasformazione si mantenga il più possibile anche magari il significato delle parole. E qui c'è una distinzione tra i metodi storici del machine learning, in cui il data scientist, il programmatore, doveva lavorare molto per creare queste rappresentazioni, a quello che c'è invece da un po' di anni, forse avrete letto da qualche parte o sentito del deep learning, è un'evoluzione del machine learning che sta portando ai grossi risultati che abbiamo in questi ultimi anni, e una delle caratteristiche è che oltre a svolgere il compito, per esempio se è un'email definire se è spam o meno, quello che fanno gli algoritmi è creano anche la rappresentazione numerica. Adesso vi farò un paio di differenze. Come rappresentiamo le parole nel machine learning storico? Il machine learning storico c'era una cosa chiamata one-hot encoding. Quindi, se io voglio rappresentare una parola, io prendo una sequenza di numeri lunga come il vocabolario. E in questa sequenza sono tutti zero, tranne uno in un punto che rappresenta quella parola. Quindi, la prima in cui sono tutti zero, tranne uno in seconda posizione, è la rappresentazione della parola cane, quindi quando io dico cane, il computer vedrà quella sequenza di numeri. Gatto, gatti. Questi sono molto grandi. Se considerate, in italiano ci sono circa 200.000 parole. Se poi consideriamo anche le varianti, tipo i plurali, le coniugazioni, sono circa 2 milioni. Quindi immaginate, per ogni parola c'è una sequenza di 2 milioni di numeri, tutti zeri tranne uno in un punto. E il problema di questo è che di solito con numeri si possono fare delle operazioni, ma tutti questi non sono confrontabili. Quindi per le macchine la parola cane è completamente diversa dalla parola gatto e la parola gatti è completamente diversa anche dalla parola gatto stessa. Quindi ogni parola è indipendente e non ha significato. E quindi dobbiamo lavorare per cercare di trasmettere in qualche modo anche il significato e in qualche modo anche semplificare questi numeri. E qui storicamente ci sono sempre stati degli approcci, per esempio mettere tutto in minuscolo, perché per i computer vedono dei caratteri, un carattere maiuscolo è diverso da quello minuscolo, e quindi una cosa che si fa è mettere tutto minuscolo, però questo dipende dai problemi. In alcuni casi, se per esempio voglio parlare di Apple o di un'azienda che magari ha anche un nome proprio, se è il maiuscolo, magari la macchina riesce a capire che è un'azienda, un nome proprio. Se metto tutto minuscolo, magari pensa all'oggetto. E per esempio convertire tutti i numeri in zero. Ci sono, diciamo, tanti approcci per semplificare il più possibile i termini, per ridurli e renderli confrontabili. E poi altre cose, per esempio, cose che si fanno è individuare le parole che andrebbero insieme, per esempio New York, e trasformarle in una parola sola, perché anche questo le macchine le vedono singolarmente, e tutte queste sono cose che devono fare i programmatori per riuscire a migliorare la comprensione degli algoritmi. E tutto questo è solo per rappresentare le parole. Il passo successivo è capire come rappresentare le frasi. E storicamente le frasi venivano rappresentate in quello che si chiama il sacco di parole. Prendo tutte le parole come sono e non considero l'ordine. Quindi semplicemente sommo le cose che abbiamo visto prima
e conto quante volte compaiono le parole. E questo è quello che viene usato per rappresentare e capire una frase. Quello che succede è che così le macchine non vedono mai la struttura della frase, non vedono l'ordine delle parole. Quindi se io dico voglio restare, non voglio andare, o se dico voglio andare, non voglio restare, per le macchine è identico, perché guardano solo le singole parole quante volte compaiono. Che è anche un motivo per cui in generale, se andate anche sui chatbot più evoluti, tipo l'assistente di Google, e gli dite non voglio i ristoranti coreani, ecco l'elenco dei ristoranti coreani, perché non si riesce a gestire la negazione. La negazione è una delle cose più difficili, sia da capire, perché io sto dicendo non voglio qualcosa, non è chiaro se sto negando il verbo, l'azione, o se sto negando l'oggetto. E poi non è chiaro cosa fare. Qui c'è una battuta, qua ci sono due libri, cosa ti insegnano a Harvard e cosa non ti insegnano a Harvard. E dicono questo all'insieme a tutto il sapere umano. Questo perché appunto la negazione, se io dico voglio andare in un posto, affermo qualcosa. Se io dico non voglio andare in un posto, in realtà implico che voglio fare tutte le altre cose possibili. E quindi anche i chatbot, gli assistenti, se dite non voglio fare qualcosa, non sanno cosa fare. Non gli dite cosa fare, gli dite quello che non volete. E in realtà potrebbero fare qualsiasi cosa. Fino a qui, quello che si faceva fino a qualche anno fa. Da qualche anno, il progresso della ricerca ha introdotto dei metodi per capire, per far generare al computer i significati delle parole. E qui hanno ripreso un concetto sviluppato da un linguista inglese circa 60 anni fa, che dice che puoi capire il significato delle parole dal contesto, dalle parole che hanno intorno. Quindi una parola non ha un significato di per sé, ma ha significato nel contesto in cui si trova. E quindi i compagni di quella parola, le parole che hanno intorno, sono quelle che attribuiscono il significato alla parola stessa. E quindi sono stati sviluppati dei nuovi sistemi per cui si prendono tanti testi, per esempio si prende tutto Wikipedia, lo si dà in pasto a questi algoritmi e gli algoritmi in automatico imparano il significato delle parole. Come fanno? Si prende una frase e poi ci sono due approcci diversi, vanno bene tutte e due. Nel primo caso gli si nasconde una parola e l'algoritmo si chiede di indovinare la parola nascosta. Quando sbaglia, si sistema qualcosa perché la volta dopo sia più preciso, e facendo questo gioco, nascondendo una parola alla volta e facendogli prevedere qual è quella parola, così riescono a generare una rappresentazione col significato. Oppure l'altro approccio, o solo la parola, e gli si chiede di indovinare cosa c'era prima e cosa c'è dopo. Il risultato è che ottengo delle rappresentazioni delle parole, in questo caso numeriche, dense, con magari 100 numeri invece che 2 milioni, e questi sono confrontabili tra di loro. E quindi ottengo dei numeri che rappresentano anche il significato. E per capire cosa hanno capito gli algoritmi, si possono fare delle analogie. Per esempio, se io prendo i numeri che rappresentano re, gli tolgo i numeri che rappresentano uomo, e gli sommo i numeri che rappresentano donna, viene fuori il numero che rappresenta regina. Se dico a una macchina, Parigi sta alla Francia come Roma sta, e la macchina dice l'Italia. Perché leggendosi tanti documenti sono riusciti a rappresentare il significato delle parole. Per darvi un esempio, vediamo. In questo caso hanno fatto leggere alla macchina tutto Reddit. Reddit è un social network tipo Facebook. Hanno fatto leggere i commenti fatti dagli utenti e qui, scrivendo sopra un termine, si può vedere cosa ha imparato. Questa è quel termine, la percentuale è quanto quella parola è simile, secondo la macchina, a quella che scriviamo. Quindi
se scriviamo... il nome di una band, si vede che per la macchina la cosa più simile a quella sequenza di parole è RHCP, che è la sigla. Quindi, e poi ci sono una serie di altre band. E tutto questo l'ha preso leggendo quello che hanno scritto le persone usando la tecnica che vi ho appena mostrato. Quindi nessuno gli ha detto che è una band. Nessuno gli ha detto che sono band le altre. Se mettiamo Regina, si vede che la cosa più simile che trova è re, principessa, principe, duchessa. Khaleesi, se qualcuno guarda Game of Thrones, è la regina della serie, si vede che ne parlano molto. E poi si ritorna anche al tema della polisemia, i Queen sono anche una band musicale. Però se vedete, quello che ha preso la macchina leggendo non ha preso il significato di band musicale per Queen, ma ha preso il significato di regina. E in base a quello che legge, apprende un significato diverso. E grazie a questo, se la macchina vede gatto o gatti, capisce che sono due cose simili, non è più che sono due parole completamente diverse. E quindi questo porta a consentire alle macchine di capire molto meglio il linguaggio. L'altro tema è come riuscire a insegnare a rappresentare le frasi, e per questo si è visto che quello che funziona meglio sono dei sistemi chiamati language model, in cui sostanzialmente all'algoritmo si dà una frase, gli si nasconde l'ultima parola e gli si dice dimmi cosa viene adesso. Queste sono tecniche che storicamente venivano usate tipo per fare l'autocomplete, se mandate messaggi, questi sono gli algoritmi che vi suggeriscono la parola successiva. Oppure, per esempio, vengono usate praticamente fatto una volta che i computer hanno imparato, per ogni parola ti dicono la probabilità che sia quella la parola successiva. E tipicamente quello che viene suggerito sotto sono quelle a probabilità più alta. Questo per esempio è molto utile anche nella conversione da voce a testo. Se io dico O, potrebbe essere trascritto con l'H davanti o senza. Dal suono le macchine non riescono a capire se O ha l'H davanti o no. Allora, quello che succede è che la macchina converte il suono in un O senza H. E poi questo algoritmo dice che se in quella posizione c'è una probabilità alta che sia una O di congiunzione, ossia una O con l'H davanti di verbo, perché dal suono non si riesce a capire. E quello che succede è che adesso si è visto che questi sistemi funzionano molto bene anche per generare dei testi. Vi faccio vedere un esempio. In questo caso, sempre per tornare al concetto che in generale le macchine, anche quando funzionano, non necessariamente capiscono. In questo caso sono stati dati in pasto, non neanche tanti dati. Per esempio, in questo caso hanno dato tutte le opere di Shakespeare. E questo algoritmo non guarda neanche le parole. A questo algoritmo è stato chiesto di predire il carattere successivo. Quindi guarda un carattere per carattere
e gli ha detto predici il carattere successivo. A un certo punto gli hanno detto genera del testo ed ha generato questo, che per uno che non è, magari non ha letto niente, sembra esattamente un qualcosa scritto da Shakespeare. C'è un nome tipo Pandarus che potrebbe uscire da Sogno di notte di mezz'estate, qua parla di senatore, potrebbe essere il Giulio Cesare, e lui ha deciso di mettere la punteggiatura, lui ha deciso di andare a capo. Semplicemente imparando a copiare Shakespeare carattere per carattere, quando gli hanno detto vai avanti, ha generato un altro testo che sembra Shakespeare. E dandogli Wikipedia come input da imparare, per esempio, ha generato questo paragrafo. E non solo ha generato del testo che sembra vero, magari leggendolo non ha molto significato, però, per esempio, a un certo punto ogni tanto si è messo a generare delle parentesi quadrate che sono i link interni a Wikipedia per andare da un argomento all'altro. E ha anche generato un URL, human.yahoo, che non so se esista, però siccome era abituato ogni tanto a vedere che c'erano degli URL, lui l'ha creato da zero, carattere per carattere. Quindi senza avere il concetto delle parole, semplicemente andando avanti carattere per carattere. E questo è quello che, vi sto mostrando, era è una cosa didattica messa online da un professore di Stanford 4 anni fa. E le cose stanno andando avanti. E vediamo. C'è stato di recente una discreta polemica perché c'è questo centro di ricerca che si chiama OpenAI, creato da Elon Musk, il fondatore di Tesla, con l'idea di fare ricerca di intelligenza artificiale all'aperto. Hanno fatto una nuova scoperta di un sistema per generare del testo che era stato dell'arte, funzionava benissimo. E allora a un certo punto si sono resi conto che funzionava benissimo e hanno deciso di non pubblicarlo. E c'è stata molta polemica perché di solito la ricerca viene condivisa e loro hanno deciso di non condividerlo. Perché il problema è che non puoi generare magari un articolo o qualcosa di sensato, però puoi generare dei commenti di un social network molto bene, perché comunque anche quando scrivi i commenti non li scrivi perfettamente. E quindi questo potrebbe essere utilizzato per generare tanti commenti su una determinata opinione e quindi influenzare per esempio le elezioni. Perché in automatico mi trovo su dei post centinaia di commenti scritti da persone diverse che sembrano diversi. E il problema è che siamo riusciti ad arrivare molto bene a generare queste cose verosimili, però gli algoritmi non sono in grado di riconoscerle. Quindi il problema è che siamo riusciti a generare delle cose che riescono a fregare anche gli umani, ma riescono a fregare anche gli algoritmi. Quindi il problema è che Facebook non può mettere in piedi degli algoritmi per rendersi conto che qualcuno sta facendo quella cosa. Allora, ancora siamo agli inizi. Diciamo che in realtà quello che hanno fatto, molto l'hanno fatto, non tanto perché questo algoritmo fosse particolarmente pericoloso, ma per incominciare a porsi il problema. Incominciare a creare un dibattito pubblico ma se un centro di ricerca fa una scoperta molto interessante ma che può essere potenzialmente usata male, dobbiamo pubblicarla? Come la gestiamo questa cosa? Una volta che l'abbiamo scoperto, a livello di società, che ne facciamo? E quindi il loro obiettivo adesso, questo era relativamente innocuo, era usarlo come caso per incominciare a creare un dibattito pubblico per decidere se qualcuno fa una scoperta del genere cosa ne facciamo. E poi perché con queste cose si possono fare molte cose belle e utili. Questo è sempre una cosa del 2015. Come dicevamo, i computer ragionano per numeri. Quello che posso fare, io posso attaccare due sistemi. Posso attaccare un sistema che converte un'immagine in numeri, a un altro sistema che, preso una sequenza di numeri, crea una frase. E posso in automatico generare dei sottotitoli delle immagini. Tipo questo dice c'è una ragazza con un vestito bianco che è in piedi con una racchetta da tennis con due persone dietro di lei. E questa è un'applicazione che già sta venendo usata per persone ipovedenti, perché consente a chi non vede di avere una descrizione di quello che ha davanti.
E quindi ci sono applicazioni molto utili. Non è precisissimo, di solito quando pubblicano queste cose, pubblicano le cose che funzionano, non quelle in cui descrivono questo come una aragosta, perché ci sono. Però comunque è impressionante, comunque se io non vedessi, anche se ogni tanto sbaglia, è tanto. Passiamo ai chatbot. I chatbot sono una delle applicazioni principali adesso del linguaggio naturale. I chatbot, immaginate di avere un contatto nella vostra rubrica a cui potete mandare un messaggio, solo che dall'altra parte non c'è una persona ma c'è un computer che capisce quello che avete detto, decide cosa fare e vi risponde. Tutto in automatico. Questo è un esempio. In questo caso è un assistente a cui potete collegare il vostro conto corrente e gli potete dire come vanno le mie finanze e vi risponde. Quanto ho speso questo mese in Uber? Ci pensa e vi risponde. Come sono rispetto al budget? Ancora stai andando bene, ancora hai soldi da spendere questo mese? Dove gli ho spesi i soldi questo mese? Ok, e ti dice dove li hai spesi. Poi lo ringrazi, grazie. E questo ovviamente è per un target giovane, ma in realtà quello che si vede è che funziona per tutti. Non è solo per un target di giovani. E questo è interessante perché i chatbot sono una cosa vecchia. Questo è Eliza, uno dei primi chatbot del 1966, quindi 50 anni fa. Eliza era un chatbot psicologo. Quindi potevi dirgli i tuoi problemi e lui ti parlava. E utilizza, queste sono delle conversazioni vere, lunghissime, le persone ci parlavano tantissimo. E utilizzava una tecnica di psicologia che si chiama rogeriana. Quindi quello che faceva era ribaltare sotto domanda, in forma di domanda, quello che diceva la persona. Vi faccio gli esempi. Per esempio, se uno dice so che tutti ridono di me, quello che fa la macchina è semplicemente vedere se c'è la parola tutti nella frase, chiede a chi stai pensando? Oppure se uno dice le cose vanno sempre così. Se uno dice la parola sempre, la macchina gli dice mi fai un esempio specifico? Quindi in realtà non capisce niente, è a regole molto semplici. Però quello che è successo è che le persone hanno incominciato a dire che non si erano mai sentite così ascoltate in vita loro. Che dice qualcosa sia della macchina che anche di noi umani. E si sono aperti talmente tanto che a un certo punto le persone, quando sapevano che i programmatori poi dietro andavano a delle conversazioni, sono preoccupati e hanno cominciato a vietargli. Ho detto no, gli ho detto delle cose che non posso dire a nessuno, non andare a leggere le conversazioni. E questo è anche un tema importante perché magari a qualcuno è capitato di vedere Blade Runner, si parla del test di Turing come un... siamo anche in un cinema, giusto? Quindi posto giusto. E, come un'indicazione, se io chatto con una macchina e quella macchina mi sembra una persona, vuol dire che siamo arrivati all'intelligenza artificiale. In realtà, come ci mostra Eliza, c'è differenza tra sembrare intelligenti ed essere intelligenti. Eliza sembrava molto intelligente anche se era completamente stupida, e quindi dobbiamo tenerne conto, perché noi magari ci proiettiamo nell'intelligenza artificiale delle caratteristiche delle persone e dell'umano, però in realtà siamo noi a proiettarcene, non è che ne abbia. Come funzionano i chatbot intelligenti? Un chatbot, voi o parlate con a voce o parlate con via Facebook Messenger, via SMS, c'è una prima parte che capisce quello che ha detto la persona, quindi per esempio se dico ho bisogno di andare domani a Roma, capisce che il mio intento è prenotare un volo, magari se sono su un sito o un treno, capisce che Roma è la destinazione e capisce che domani è quando voglio andare. E poi c'è una parte che è il motore di dialogo, che decide cosa fare, in base a quello che ho detto e quello che ho detto prima, e poi viene mandata indietro la risposta.
Lo stato dell'arte è che per capire quello che dico si usa il machine learning, quindi si danno degli esempi e per similitudine con gli esempi che ho dato la macchina capisce. Invece non riusciamo in qualche modo a far apprendere le strategie di comportamento, di dialogo alle macchine. E quindi queste sono scritte via codice. Ci sono delle regole per cui se la persona ha detto la destinazione, allora rispondigli così. E anche le risposte, abbiamo visto prima che si può generare del testo. Però non abbiamo la certezza che il testo dica quello che vogliamo dire. E quindi le macchine non sono in grado di usare applicazioni vere per generare testo e quindi di solito nei chatbot le risposte sono già scritte da una persona. Per farvi vedere proprio un esempio, questo è un po' è un esempio di un chatbot con cui potete interagire con un conto corrente. Se gli scrivo come stanno le mie finanze, lui capisce che gli sto chiedendo uno status. Come tipo di informazione capisce che gli sto chiedendo le finanze e quindi mi dà la risposta. Se invece gli dico come vanno le azioni, lui capisce sempre che gli sto chiedendo uno status, però il tipo di informazione che capisce che gli sto chiedendo adesso sono azioni e quindi mi dà una risposta diversa. E finora qua c'è lo stato della conversazione, quello che lui si ricorda della conversazione fino a quel momento e finora sono state tutte botte risposte, quindi non si ricorda niente, non ha tenuto in memoria niente, non gli serviva. Se scrivo manda 100 euro a Marco, lui capisce che gli sto dando un ordine, capisce che l'importo monetario sono 100 euro e li converte in euro come valuta, è 100, capisce che il destinatario è Marco, però all'interno, nel dialogo, sa che per poter fare il trasferimento di soldi ha bisogno della data. E quindi quello che decide è, mi tengo in memoria tutte le cose che mi ha detto e gli chiedo l'informazione che mi manca. E qui dice, con piacere, mi daresti la data di accredito? Se gli diciamo domani, lui capisce che è un periodo, lo normalizza con la data giusta, 14 aprile, poi in realtà questo chatbot non è così intelligente perché dovrebbe dire che di domenica non può farlo. E a questo punto tutte le informazioni ti consente di fare l'operazione. Se fai invia, ti chiede l'OTP, eccetera. Quindi questo è come funzionano i chatbot oggi. E come funziona anche Alexa, Google Home. La differenza in quelli vocali è che c'è prima un qualcosa che converte la voce della persona in testo e c'è qualcosa che converte il testo della risposta del chatbot in voce. E appunto, tornando alla voce, la voce è un'altra di quelle applicazioni che grazie al deep learning siamo riusciti a portare a un livello di qualità altissimo. Se ci considerate, nel 2013 il tasso di errore nella trascrizione da voce a testo degli algoritmi era del 23%. Solo 4 anni dopo, nel 2017, era già arrivato alla parità con gli uomini. Quando di solito la parità con gli uomini vuol dire che il tasso di errore è tra il 4 e il 5%. E adesso è diventato meglio. Quindi la macchina, grazie a questo progresso degli algoritmi, fa meno errori delle persone nel trascrivere la voce in testo. Per quanto ogni volta che vedete questi dati dovete sempre considerare che sono cose fatte in laboratorio. Poi nella vita reale le cose sono più difficili. Infatti spesso all'inizio funzionavano bene solo con gli uomini, perché i dati con cui apprendevano erano tutti di speaker adulti, madrelingua e uomini. Quindi se parlava una donna o un bambino,
spesso sbagliavano molto di più perché non avevano visto esempi di donne e bambini, oppure se anche parla una persona di un'altra lingua. Se io parlo in inglese ad Alex in inglese, magari capisce meno che se un inglese o un americano gli parlasse. Però stanno crescendo la quantità di dati di tutti questi tipi con cui fare, in cui insegnare gli algoritmi, e grazie a questo stiamo migliorando. E siamo arrivati a fare cose molto evolute, come questo che ha presentato Google l'anno scorso, è un servizio che si chiama Duplex. Praticamente voi potete chiedere all'assistente di Google: per favore chiama quel ristorante e prenotami per domani. E l'assistente di Google fa la telefonata al posto vostro. Qui c'è un esempio di una demo vera, lui è il CEO di Google che l'ha presentato l'anno scorso. In questo caso, quella a sinistra, in questo caso l'esempio è prenotare un taglio di capelli in un parrucchiere. Quella a sinistra è l'assistente virtuale di Google che chiama, e quella a destra è la persona del salone che risponde. What's happening out here? Come posso aiutarvi? I'm calling to book a woman's haircut for a client. Avete sentito? Questa è una voce generata dal computer, con precisissima. I'm looking for something in my third. Sure, give me one second. Perché uno dei problemi più grossi è mantenere il rapporto. Infatti finora tutte le parti vocali così non hanno funzionato, perché spesso c'è un ritardo. Gli algoritmi che convertono la voce in testo e il testo in voce sono molto lenti. Quindi tu parli e in più un altro problema è tu non sai quando ha finito la frase. Io potrei fare una pausa. E quindi quando io ho finito di parlare devo aspettare un po' di secondi prima di decidere che ho finito di parlare. Tutto questo introduce delle pause molto lunghe. E se io sono al telefono, dico, ma c'è ancora qualcuno dall'altra parte? E loro hanno introdotto queste cose tipo mentre pensa la macchina, per far sì che la persona non metta giù la cornetta. What time are you looking for, Val? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have it at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Allora, spesso, non è ancora chiaro quanto questo poi funzioni nella realtà, perché ovviamente l'hanno presentato, hanno tirato fuori una conversazione, però è abbastanza impressionante, tanto che in California hanno fatto passare una legge per cui sono obbligati, quando inizia questa conversazione, a dire che sta parlando una macchina. Già in Europa, in Italia, siamo più tutelati dalla legge, quindi quando sono telefonate automatiche bisogna dirlo, perché sennò le persone non sono in grado di distinguere. C'è anche il tema che in America, anche in questo periodo, una polemica molto grossa sulle chiamate, quelle che ti arrivano per venderti qualcosa, immaginate fatte da questi, bisogna anche regolamentare, perché rischiamo di avere 200 chiamate al giorno che ci vendono qualcosa, tanto non costa niente, lo fa la macchina. E a riprova anche di questo discorso del rapporto, per esempio, un nostro partner sviluppa su Pepper, quello in alto a sinistra, che è il robot umanoide più diffuso. Per esempio l'ha messo nell'aeroporto di Bologna per chiedere i passeggeri possono chiedere informazioni in aeroporto. Allo stesso modo, anche loro avevano il problema dei tempi, per cui le persone facevano una domanda e dicevano, ma il robot sta funzionando? Allora quello che hanno introdotto lo fanno muovere. Mentre pensa, hanno introdotto un'animazione per cui il robot si muove, così la persona si concentra sul movimento
e non si rende conto che intanto la macchina sta pensando. Il design è molto importante. Tanto di più perché qui, questo è il bancomat vocale, e sotto c'è scritto Harry, era il giorno sbagliato per Harry per avere il mal di gola. Perché chiaramente adesso abbiamo il biometrico, se io sblocco una cosa con l'impronta digitale, se mi faccio un taglio sopra un cerotto non funziona. E quindi ci sono nuove sfide, per quanto anche molte opportunità, perché quello che si sta vedendo è che per esempio i chatbot e le interfacce vocali funzionano molto molto bene con gli anziani, perché spesso i giovani magari hanno più familiarità con la tecnologia e quindi magari riescono a capire come funziona una cosa. Più uno fa una cosa per cui non ha familiarità, più magari è invogliato semplicemente a dire cosa ha bisogno e poi tocca alla macchina capire farlo. E siccome comunque la popolazione sta invecchiando, il poter veicolare cose sempre più complicate tramite voce ci apre un sacco di opportunità. E anche delle nuove sfide, perché comunque il linguaggio e come interagiamo con le cose ci cambia. C'è qualcuno che con una psicologia abbastanza spicciola dice che siamo la media delle 5 persone con cui passiamo più tempo. Cosa succede quando una di queste persone comincia a diventare un'intelligenza artificiale? Un esempio l'abbiamo visto, si è visto in America, dove per esempio Google Home e Alexa, questi assistenti vocali, vengono usati molto dai bambini, perché ancora non sanno scrivere, ma riescono già ad usarli. E quindi dicono, Alexa fammi questo, Alexa fammi quest'altro, Alexa dimmi questo. Quello che si sono resi conto è che a forza di dare comandi ad Alexa, parlando, si erano abituati a dare comandi e quindi davano comandi anche ai loro amici e agli adulti. Parlavano solo in imperativo. Però rispetto ai bambini messi di fronte alla televisione della mia generazione e di altre, qua puoi intervenire. E quindi se ne sono resi conto e quindi adesso hanno cambiato il design. Quando l'assistente riconosce che è la voce di un bambino, li incita a dire per favore grazie, le paroline magiche. E quindi, comunque, ci saranno sicuramente degli effetti, l'importante è capirlo per poter intervenire. E basta, con questo chiudo. Ci abbiamo comunque molte sfide davanti, perché ancora non siamo molto bravi a capire il linguaggio, a collegarlo alla realtà, non abbiamo ancora tanti dati, non siamo in grado di ragionare su documenti grandi, per esempio capire e rispondere a un'email. E in generale tutta l'intelligenza artificiale è matematica e dato un obiettivo all'algoritmo, l'algoritmo riesce a raggiungerlo generalmente. E quello che si dice sotto è che capire come far raggiungere l'obiettivo alla macchina siamo già bravi ed è un problema principalmente di matematica. Quello che ancora non sappiamo fare bene è dire quale obiettivo raggiungere alla macchina. E questo non è un problema di matematica, è un problema più generale ed è quello su cui ci dovremo confrontare nei prossimi anni. Grazie. Se qualcuno ha domande da fare, il professore è disponibile per ulteriori chiarimenti. Visto che non c'è nessuno, ne faccio una io, professore. Ah, scusi. Date il microfono alla signora. Ah, ce ne sono più di uno. No, era solo una domanda. Il microfono. Sì, ma se no la faccio. Grazie. No, volevo capire, siccome ha detto prima che Eliza sembra intelligente ma è stupida. E l'AISA funziona, se ho capito bene, con questo metodo del contesto? A regole? Non a mangiare testo? A regole, cioè... guarda se c'è. L'AISA funziona a regole, guarda se c'è. La regola è, se nella frase c'è la parola tutti, dai questa risposta. Ah, ecco, sì. Ho capito. Quindi è molto semplice, sì. Va a cercare una parola o un costrutto. Per esempio nella prima frase, se nella frase inizia... c'è tu e me, allora gli gira la frase dicendo perché pensi che io di te.
Ho capito. Allora la domanda è, invece, quando si usa quel metodo, cioè per far imparare a rispondere in maniera intelligente, a assumere più contesto, voi avete capito se questo può andare avanti all'infinito e quindi in ultima analisi, diciamo, al limite una macchina che mangiasse tutti i testi scritti sarebbe intelligente come più di un uomo, o se ci sono dei limiti sistematici e quali sono? Cioè, avete capito se questo metodo, diciamo, è potenzialmente tale da portare la macchina al nostro livello o se ha dei limiti in sostanza? Bisogna capire cos'è il nostro livello, che non è facile nel senso, voglio dire, ci so, del tipo, nel tipo di prove che voi fate, ci sono dei punti sistematici dove la macchina sbaglia, che sono sempre quelli, o no? Ecco. Allora, intanto, più... riprendendo un po' delle cose, sì. Più dati ci sono, meglio la macchina apprende. Di solito gli si dà Wikipedia grosse quantità di dati. Intanto c'è un tema, dove sono le più grosse quantità di dati? Magari sono dentro Facebook. Però se faccio leggere tutto Facebook a una macchina, viene fuori Einstein o viene fuori l'uomo medio? Quindi non è detto che dandogli tanti dati impari meglio. Quindi già c'è un problema di un limite dovuto ai dati attuali, per cui c'è ricerca per far apprendere con meno dati. Per esempio, noi persone, se ci mostrano la foto di un nuovo animale, la volta dopo che ce ne mostrano uno lo sappiamo riconoscere, sappiamo imparare da un esempio. Il deep learning è meglio degli umani a riconoscere le immagini, ma ha bisogno magari di per ogni cosa di 10.000 esempi. Quindi questo è un grosso limite. E poi c'è il limite della rappresentazione, ancora appunto, come dicevo, riusciamo a rappresentare bene le frasi, non riusciamo a rappresentare bene i documenti, quindi non riusciamo a ragionare su vari paragrafi di una... le macchine, non riusciamo a far ragionare le macchine su vari paragrafi. E lì bisognerà fare ricerca, non si sa come e quando ci arriveremo, è tutta una strada aperta. Quindi vedremo, tipicamente quello... da quando è nata, più o meno negli anni 60, l'intelligenza artificiale, ogni anno chiedono ai ricercatori quando supererà gli uomini e ogni anno dicono tra 20 anni, che è più o meno quando loro vanno in pensione, quindi come dire, non ce la faremo, ci penseranno quelli dopo, e anche adesso siamo tra 20 anni, quindi non abbiamo... Quello che mi interessa è un po' i problemi di rilevanza, l'essenziale e l'accidentale, ci sono metodi per fare che la macchina impari a distinguere l'essenziale dall'accidentale? L'essenziale dall'accidentale, per esempio, dipende anche dagli esempi. Io cerco di semplificare. Noi possiamo far riconoscere alla macchina il grazie, quindi la persona sta ringraziando, o vorrei un caffè, quindi la persona sta ordinando. Se io dico vorrei un caffè, grazie, cosa sto ringraziando o sto chiedendo un caffè? Per esempio, posso aiutare la macchina dandogli degli esempi in cui vorrei un caffè, grazie, vuol dire ordinare. Quindi tramite gli esempi gli possiamo far capire la rilevanza. Qua. Innanzitutto grazie per essere a Foligno e per la presentazione esemplare. Dunque, in parte ma è un po' a una domanda e una curiosità. In parte alla domanda ha risposto nell'ultima risposta. Quando c'è stato l'esempio di Reddit, un po' mi è venuta questa domanda pensando che il machine learning, anche se ci sono molti dati, dipende molto dal contesto, dall'insieme da cui viene estratto. Io non ho, lo giuro, sono un'anomalia, quindi la gestione delle anomalie è veramente difficile, non ho mai visto Game of Thrones, quindi la quarta o quinta probabilità data dalla macchina come Queen era
la regina di Game of Thrones, che si chiama, non mi ricordo perché non l'ho mai visto, però questo è data, cioè è al quinto posto perché è data dal contesto da dove è presa. Anche se io amplifico questo contesto, diciamo c'è una, sempre una distribuzione gossiana dell'analfabetismo funzionale, quindi prevarranno sempre le risposte generalistiche, giusto? Quindi l'anomalia, quello che va fuori da una certa distribuzione, è difficile trattarlo. Questo è vero. Cioè, come si riuscirà a compensare questo? E poi la curiosità mia è, allora, il mio Alexa, o la mia Alexa, il mio Echo, sì. Io ho associato un interruttore Wi-Fi che accende la luce, l'oggetto è chiamato luce in camera, lui capisce luce, luce in camera, camera, eccetera, eccetera, e per accenderlo ovviamente lo capisce, capisce le variazioni di accenderlo, per spegnerlo prima, quando io gli dicevo Alexa chiudi la luce, la spegneva, spegni la luce, la spegneva, ho varie variazioni, adesso, la cosa che mi fa la curiosità, è che chiudi, mi dice che non ha un'azione associata a questo, perché chiudi veramente dal punto di vista grammaticale non è giusto. C'è stata quindi una variazione, cioè lui ha interpretato anche dal punto di vista grammaticale, oppure sono io che so, perché non mi so dare una spiegazione. Prego, grazie delle domande. Allora, la prima parte... Sì, in realtà non c'è una soluzione, un algoritmo solo che saprà tutto. Per quello che si fa, magari se deve parlare di un tema medicale, gli si fa un training su dati di test medicali. Quindi non c'è una sola intelligenza artificiale che leggerà tutto e capirà di tutto. Anzi, siccome fa fatica... Quello che si fa, gli si dà un ambiente molto ristretto e gli si fa un training molto specifico per quello. E in più non ci si aspetta che funzioni bene sulle cose frequenti, perché sulle cose non frequenti già ci sono pochi esempi per insegnargliele. E poi probabilmente non conviene neanche per una cosa che capita una volta l'anno mettere in piedi. Quindi spesso, per esempio, i chatbot risolvono i problemi frequenti, per quello che non capiscono si passa all'operatore umano. Quindi si ha il beneficio che se ho un problema mi viene risolto immediatamente e magari anche di notte quando l'operatore umano non c'è, se è ripetitivo e semplice. Se non c'è, ho l'operatore umano che me lo risolve. Dando l'esempio di Blade Runner per detettare se un uomo o una macchina, magari la linea guida sarebbe di fare delle domande che sono infrequenti. Sì, sì, sì. Ma in generale quello che diciamo noi, per esempio, è... Dite esplicitamente che è una macchina, perché se no si va in anche perché il rischio è che poi si va in competizione. No? Cioè l'obiettivo dell'intelligenza artificiale non è essere più intelligente degli uomini, l'obiettivo è essere utile agli uomini. E se invece andiamo in competizione, sì. L'altra... Veloce possibilmente perché abbiamo una conferenza a seguire. Quello che succede è che quando uno... Queste cose vengono continuamente manutenute, si guardano le conversazioni, si guarda quello che non capisce per insegnarglielo e quindi cambiano. E può anche essere che magari all'inizio chiude veniva associato a spegni, poi hanno introdotto una nuova azione che è chiudere, chiudi la porta e quindi hanno deciso di separarlo e quindi cambia, si evolvono. Si evolvono perché le persone guardano e le persone insegnano cose diverse, non apprendono da soli. Veloce. Grazie. Prego, prego. Grazie e complimenti per la sua presentazione. Due domande. La prima riguardo il machine to machine. Faceva l'esempio delle auto a guida autonoma. La macchina deve capire quando e come fermarsi al semaforo. Leggendo in rete così, io ho capito che la macchina... non doveva capirlo lui, era la rete, cioè nel caso specifico la rete mobile che guida la macchina, che gli dice sei al semaforo, perché la rete sa dove è fisicamente il semaforo, gli dice fermati, decelera, fermati.
prima domanda. Seconda domanda, per quanto riguarda la ricerca in genere, credo che anche in passato ci siano stati dubbi su che cosa diffondere e che cosa non diffondere, non solo oggi. Per esempio la ricerca avanzata fatta nel mondo militare, alcune tecnologie sono state portate nel civile a distanza di 20 anni, 30 anni. Grazie. Sì, sulla seconda non... Sì, il tema è che adesso la ricerca viene fatta all'aperto, quindi le aziende pubblicano tutto quello che appena trovano qualcosa lo pubblicano sui siti. Quindi c'è questa pratica che è molto utile sia per condividere la conoscenza, sia anche in un'ottica di democratizzazione, perché se solo Google tenesse per sé le proprie scoperte sarebbe peggio. E siccome adesso c'è la pratica di condividere la ricerca, positiva, però si crea il problema di quando non condividerla. L'autoguida autonoma al momento non è tanto machine to machine. L'autoguida autonoma utilizza tutti i sensori che ha, utilizza tipo il GPS per sapere dov'è la mappa, per vedere anche le persone come si sono comportate in quella zona, ha le telecamere, e poi per esempio ha i radar, ha i lidar, tipo i radar gli creano un ambiente 3D, i lidar sono come i radar, ma invece che mandare onde sonore mandano onde laser. Per esempio i lidar con onde laser riescono a ricreare un ambiente 3D intorno con più precisione, però siccome la luce viene riflessa dall'acqua, se piove non funzionano, e quindi ci sono i radar, che sono meno precisi ma funzionano quando piove e nevica. E quindi utilizza tutte quelle cose. Poi in futuro, probabilmente quando ci saranno anche tante macchine, saranno in grado di parlare tra di loro e non dovranno riconoscersi. Però siccome in questo momento siamo in una situazione ibrida in cui ci sono poche macchine a guida autonoma e tante macchine umane, siamo nella situazione in cui la macchina deve funzionare come un umano. Salve, volevo chiedere, ma una macchina può imparare da solo senza l'intervento dell'uomo? Teoricamente sì, in pratica no. Nel senso che hanno fatto un esperimento. Microsoft ha messo su Twitter un chatbot che si chiamava Tai, dicendo apprendi da quello che ti dicono le persone, quindi vedi quello che ti dicono e poi tu riusano le cose che ti dicono. Le persone hanno incominciato ad offenderlo, no. Lui dopo poco ha incominciato a offendere le persone, ha autoappreso e infatti è finito sui giornali perché dice Microsoft ha fatto un chatbot nazista, razzista, misogino. È anche interessante perché questa è la versione occidentale. Ce n'è uno che si chiama Xiao, se mi pare, in Cina, che funziona benissimo perché lo trattano bene e quindi viene usato tantissimo. Quindi c'è anche un tema culturale. Però è molto rischioso l'autoapprendimento perché tu non lo gestisci, se apprende da come gli altri interagiscono con lui, può deragliare facilmente. Quindi a livello pratico non viene mai usato. Bene, ringraziamo il professor Vitale per quanto ci ha detto. Grazie a tutti.